Analizziamo oggi le condotte richieste ed attese dagli operatori economici della filiera degli appalti per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari nell'ambito del sistema protocollare ed il relativo sistema sanzionatorio. Il sistema sanzionatorio relativo ai protocolli di legalità è attualmente consegnato nei due schemi tipo di protocollo allegati alla delibera CIPE numero 62/2020, vale a dire lo schema concessionario contraente generale e lo schema appaltatore. Quello relativo agli adempimenti in tema di monitoraggio finanziario è invece individuato nello schema tipo di protocollo operativo allegato alla delibera CIPE numero 15 del 2015. Si tratta di un sistema che trova il suo fondamento nella libera adesione all'apparato di impegni previsto dai protocolli, operando dunque su base essenzialmente contrattuale. Le sanzioni sono improntate al principio di proporzionalità e sono graduate in ragione della gravità della condotta inadempiente su più livelli di intervento. È prevista in prima battuta l'applicazione di penali di importo variabile, definite progressivamente in ragione della gravità ed eventuale reiterazione delle condotte. A seguire, qualora il comportamento non collaborativo venga nuovamente reiterato o per le ipotesi di violazione più gravi, è prevista l'esclusione dell'operatore economico attraverso il meccanismo pattizio della risoluzione automatica del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ovvero mediante la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Parleremo in questa sede prima delle violazioni delle condotte prescritte dai protocolli di legalità e poi di quelle previste dai protocolli operativi in materia di monitoraggio finanziario. Per quanto riguarda i protocolli di legalità, sono attenzionati anzitutto gli impegni di collaborazione delle imprese della filiera relativi alla comunicazione dei dati e delle informazioni destinate all'alimentazione della banca dati informatica nella gestione del concessionario contraente generale, banca dati composta dalle due sezioni dell'anagrafe degli esecutori e del settimanale di cantiere. Nella prima sono raccolti, come noto, i dati dei soggetti coinvolti ad ogni titolo nel ciclo di progettazione e realizzazione dell'opera e quelli delle relative vicende contrattuali. Nella seconda sezione confluiscono settimanalmente i dati dell'attività in programmazione per la settimana successiva, con indicazione puntuale del personale e dei mezzi coinvolti. In questo contesto potranno essere sanzionabili, sulla base dei meccanismi di natura contrattuale in precedenza illustrati, quindi con applicazione di penali ed in ultimo con l'automatica risoluzione, sia l'omessa comunicazione dei dati che la comunicazione di dati errati o il mancato aggiornamento in caso di variazioni. In tema di alimentazione del settimanale di cantiere, sono censurate anzitutto le condotte delle imprese della filiera per l'ipotesi in cui omettano di comunicare al referente di cantiere le informazioni necessarie alla compilazione del settimanale. Sono anche previste, tuttavia, sanzioni connesse agli adempimenti propri della figura del referente di cantiere, con particolare riguardo all'obbligo di trasmettere settimanalmente alle casse edili ed Ilcasse uno stralcio del settimanale di cantiere, il cosiddetto settimanale di cantiere semplificato. Quest'ultimo adempimento costituisce una significativa innovazione introdotta con la delibera CIPE numero 62/2020 ai fini del monitoraggio dei flussi della manodopera nei cantieri, laddove è particolarmente elevato il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata ed è al contempo particolarmente più difficoltoso il controllo delle forze di polizia, atteso l'elevato numero del personale impiegato nei cantieri. Sono inoltre oggetto di specifica attenzione gli impegni di collaborazione degli operatori diretti a garantire la trasparenza all'interno dei cantieri, con particolare riguardo alla mancata esposizione della tessera di riconoscimento da parte del personale presente in cantiere o dalla omissione delle indicazioni obbligatorie nella bolla di consegna dei materiali, relative al numero di targa ed al nominativo o alla denominazione del proprietario degli automezzi. Assumono poi grande rilevanza le vicende contrattuali di carattere sanzionatorio connesse alle verifiche antimafia. In questo ambito, un cardine fondamentale nel sistema protocollare è rivestito dall'obbligo di inserimento nei contratti e nei subcontratti della clausola risolutiva espressa per il caso di intervenuta interdittiva dei contraenti. Tale prescrizione consente infatti di addivenire alla risoluzione automatica del contratto, ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subcontratto, svincolando nell'immediato la prestazione contrattuale dalle vicende connesse alla procedura amministrativa conseguente all'emissione dell'interdittiva. Sono sanzionabili, con i medesimi meccanismi della risoluzione automatica del contratto o della revoca dell'autorizzazione al subcontratto,
anche le violazioni consistenti nel mancato inserimento nei contratti e subcontratti di ulteriori clausole finalizzate alla prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa nel circolo di progettazione e realizzazione delle opere prioritarie. Oltre ad essere sanzionate le condotte di omessa denuncia, ove si verifichino, viene infatti sanzionato aprioristicamente ed in modo del tutto svincolato il mancato inserimento nei contratti e subcontratti delle apposite clausole risolutive per inosservanza da parte degli operatori della filiera dell'obbligo di denunciare tentativi di estorsione, atti intimidatori o illecite richieste di denaro o d'altra utilità ed ogni altra forma di condizionamento criminale, prevedendo anche qui una speciale salvaguardia per le condotte collaborative dirette a completare i regolamenti contrattuali con le apposite clausole di risoluzione automatica. Sempre nell'ambito delle misure volte a contrastare i tentativi di condizionamento criminale, va fatta menzione degli impegni di collaborazione delle imprese della filiera consistenti nell'adozione di misure organizzative anche attraverso ordini di servizio al proprio personale per la immediata segnalazione dei tentativi stessi di intimidazione e condizionamento. Impegni che per la prima volta trovano ingresso all'interno degli schemi protocollari, con previsione, anche in questo caso, per l'ipotesi di inadempimento, di conseguenze di carattere contrattuale graduate a partire dall'applicazione di una penale per addivenire, in caso di recidiva, alla risoluzione automatica del contratto. Un ultimo cenno va rivolto ai casi di ricorso non autorizzato al distacco di manodopera o dalla cessione dei crediti. Infatti, il ricorso al distacco di manodopera o alla cessione dei crediti da parte degli operatori della filiera importa la necessità di espressa autorizzazione da parte del soggetto aggiudicatore, con applicazione dei meccanismi di risoluzione automatica dei contratti in ipotesi di omissione. Ciò per la ragione evidente che i due istituti in esame determinano l'attivazione di vicende contrattuali nuove e l'ingresso nel circuito dell'appalto di soggetti esterni alla filiera cristallizzata degli operatori economici, il distaccante e la manodopera e il cessionario del credito, appunto, che al di fuori del previsto meccanismo di autorizzazione sfuggirebbero ad ogni controllo preventivo. Quello appena descritto è dunque il quadro delle principali sanzioni in tema di protocolli di legalità. Passiamo ora all'esame del sistema sanzionatorio previsto dallo schema tipo di protocollo operativo allegato alla delibera CIPE numero 15 del 2015, il quale, al dichiarato fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario, prescrive appunto una serie di condotte che, anche in tal caso, come visto in precedenza per i protocolli di legalità, possono essere sanzionate gradualmente in funzione della gravità del comportamento non collaborativo, sino alla previsione della risoluzione automatica del contratto, con conseguente allontanamento dell'operatore infedele o non collaborativo. Una prima e fondamentale salvaguardia per l'operatività del sistema di monitoraggio finanziario è nella previsione che i bandi di gara relativi alla progettazione e o realizzazione di opere prioritarie debbano prevedere, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, l'impegno dell'aggiudicatario ad assolvere a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla delibera CIPE numero 15 del 2015. Stabilendo a tal fine che i concorrenti alleghino alla propria offerta copia del prototipo di protocollo operativo debitamente sottoscritto per adesione. L'obbligo di inserimento di analoga clausola di impegno all'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti in materia di monitoraggio finanziario è altresì previsto, sempre a pena di nullità assoluta, per tutti i contratti e subcontratti stipulati a seguire nell'ambito della filiera degli operatori economici. Sono quindi previsti dallo schema protocollare una serie di impegni volti a consentire il concreto funzionamento del sistema di monitoraggio dei flussi finanziari previsto dall'articolo 36 della legge 114 del 2014. Il primo comportamento collaborativo previsto dal protocollo operativo per gli operatori economici della filiera è quello di eseguire i pagamenti avvalendosi degli intermediari autorizzati, vale a dire banche o Poste Italiane. Il protocollo operativo prescrive inoltre l'acquisizione della disponibilità di uno o più conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera ed il rilascio da parte degli operatori economici di specifica lettera di malleva al proprio istituto finanziario al fine di autorizzare la trasmissione dei dati al DIPE, il Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale gestore della banca dati MGO, Monitoraggio Grandi Opere appunto.
Proprio a seguito del rilascio della lettera di manleva, infatti, i dati relativi alle transazioni economiche e gli estratti conto degli operatori della filiera possono confluire, attraverso il circuito interbancario, nella banca dati MGO, deputata al monitoraggio dei flussi finanziari delle opere prioritarie. L'apparato delle condotte prescritte ai fini del corretto funzionamento del sistema MGO è completato dall'obbligo di utilizzo dei bonifici SEPA per le transazioni economiche eseguite dagli operatori della filiera con inserimento, in apposita stringa alfanumerica, di talune informazioni obbligatorie ed in particolare il CUP dell'opera e la specifica causale MGO, desumibile dall'elenco inserito nell'allegato 1 allo schema tipo di protocollo operativo. Prima di concludere, è utile fare un brevissimo cenno al procedimento di applicazione delle sanzioni, previsto dagli schemi tipo dei protocolli di legalità e dei protocolli operativi, definendone per quanto possibile i comuni tratti salienti. Le penali previste dagli schemi dei protocolli sono determinate ed applicate dal soggetto aggiudicatore, ovvero dal concessionario contraente generale, direttamente nei confronti dell'affidatario o del gestore dell'interferenza, ovvero per il loro tramite qualora rivolte ai subcontraenti. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa responsabile della violazione in relazione alla prima erogazione utile. Se la sanzione applicabile è invece la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene automaticamente, mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del contraente in bonis. Sono previsti inoltre, a carico dei soggetti procedenti, obblighi di comunicazione in merito all'avvio del procedimento sanzionatorio e o alla conseguente comminatoria, obblighi da assolvere in favore della prefettura territorialmente competente o, nel caso dei protocolli operativi, della Direzione Investigativa Antimafia. È fatto salvo in ogni caso il ricorso del soggetto sanzionato all'autorità giudiziaria e segnatamente al giudice ordinario.